Buongiorno, pace a voi e bentornati anche oggi a Voglia di Sapere. Continuiamo oggi con la quarta parte dello studio che ho intitolato «Se la Chiesa non si autodisciplina, sarà Dio a disciplinarla». Questa è la quarta parte, come dicevo, e inizieremo come sempre citando quanto riportato nella seconda lettera a Timoteo al capitolo 2, versetto 15 «E come sempre, che Dio guidi me in ciò che dirò e guidi voi nell'ascolto». Studiati di presentare te stesso approvato dinanzi a Dio, operaio che non abbia ad essere confuso, che tagli rettamente la parola della verità. Oggi parleremo di gerarchia umana e di gerarchie spirituali. Ognuno di noi sa ed è a conoscenza che il Padre è il capo di Gesù Cristo, così come riportato nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 11, versetto 3, e che Lui lo ha costituito come suo agente diretto ponendolo a capo della Chiesa. Gesù ha poi costituito come suo agente diretto lo Spirito Santo, come insegnato nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 15, versetto 26 e al capitolo 16, versetto 7, il quale Spirito Santo è posto a guida della Chiesa. Lo Spirito Santo, a sua volta, ha costituito e costituisce ancora come suoi agenti diretti alcuni uomini chiamati ministri, i quali sono preposti al governo della Chiesa. Anche questo lo troviamo in 1 Corinti, al capitolo 12, versetti da 1 a 11. Quando lo Spirito Santo decide di fondare una nuova comunità, si sceglie innanzitutto un uomo che possa guidarla e gli conferisce le necessarie autorità e competenze affinché possa esercitare questo compito. Nasce così il pastore, il quale, al di là di ogni giudizio umano, sarà il suo agente diretto, come lo Spirito Santo lo è di Cristo e Cristo lo è del Padre. Successivamente, il Padre stesso attirerà le anime a Cristo e quindi alla conversione, e lo Spirito Santo le guida verso il pastore che si è scelto. Troviamo cioè applicazione nelle parole di Gesù quando in Giovanni 6,44 ci dice «Nessuno viene a me se il Padre mio non lo attira». Il pastore, a sua volta guidato dallo Spirito Santo, si prende poi cura dei nati di nuovo, governandoli e pasturandoli nella conoscenza della parola di Dio. A seconda della crescita e della disponibilità di nuovi convertiti, lo Spirito Santo stabilisce nuovi ministri da affiancare al pastore affinché collaborino con lui nella crescita e nell'ampliamento della Chiesa. Così, man mano che questa crescita avviene, prende forma il governo della Chiesa, che risulterà avere questa gerarchia spirituale. Il Padre, che dà mandato al Figlio, e il quale rappresenta il Padre stesso. Gesù, cioè il Figlio, che dà mandato allo Spirito Santo, il quale rappresenta il Figlio stesso. Lo Spirito Santo, che dà mandato all'uomo, il Pastore, il quale rappresenta lo Spirito Santo stesso. Il pastore, che è ispirato dallo Spirito Santo, dà mandato ad altri uomini che ministrino la Chiesa, i quali rappresenteranno il pastore stesso, i ministri attraverso i quali si completa il governo della Chiesa. A prima vista si ha l'impressione di una scala gerarchica che dà supremazia ai livelli superiori, cioè sembra, in quanto ad importanza, il Padre sia superiore a Gesù, che Gesù sia superiore allo Spirito Santo, che lo Spirito Santo sia superiore al pastore, che il pastore sia superiore ai ministri e che i ministri siano superiori ai membri della Chiesa. Questo tipo di pensiero è quello che ha sempre causato rivalità e contese e scissioni nella Chiesa di Cristo. È molto difficile da eliminare questi concetti terreni dalla mente degli uomini. Chi ragiona ancora con questi criteri commette un grave errore e denota miseria spirituale perché nel regno dei cieli le cose vanno molto diversamente dal regno terreno. Infatti, se dovessimo vederla con l'ottica umana, risulterebbe che Gesù sia inferiore al Padre e che lo Spirito Santo sia inferiore a Gesù. La parola di Dio però offre la certezza assoluta che Padre, Figlio e Spirito Santo sono uno e gerarchicamente uguali. Ciò non di meno, ogni divina persona della Trinità, e sottolineo persona, è al servizio l'uno dell'altro e, ad un'attenta analisi biblica, risulta che ognuno di loro è al servizio della Chiesa.
in questo essere uno vengono coinvolti anche il pastore e i ministri dell'espletamento del loro ufficio, poiché i loro ministeri non sono altro che la manifestazione dell'amore di Dio espresso per mezzo e attraverso l'uomo. Preciso che con questo non intendo dire che l'uomo sia intrinseco a quell'uno che è Dio, ma che il ministero posto nell'uomo è da Dio, è di Dio ed è Dio. Perciò il pastore che svolge con responsabilità il suo ministero deve essere visto come il pieno rappresentante del Figlio verso il quale il Padre attira le anime bisognose, dando loro pastura per mezzo dello Spirito Santo. Allo stesso modo, visto con occhi spirituali, il governo della Chiesa è al servizio della Chiesa e i suoi ministri sono servi gli uni degli altri e tutti servi di Dio che, a sua volta, serve tutta la Chiesa. Ecco, questo è l'esempio dell'amore perfetto. Il fatto però che esista un governo della Chiesa implica che esso debba pure esercitare una qualche autorità sulla Chiesa, altrimenti a che servirebbe un governo? La domanda da porsi allora è: in cosa consiste questa autorità? La risposta, come vedremo, non è poi così difficile. Il governo della Chiesa nel suo insieme vigila affinché nessun nemico possa attaccare la Chiesa per tentare di distruggerla. Vigila affinché tutti rispettino e pratichino gli insegnamenti biblici. Applica la disciplina, amministra i beni spirituali e materiali della Chiesa per il benessere e l'utile della Chiesa stessa. D'altro canto, voglio ripeterlo, esso serve la Chiesa non facendogli mancare la cura e la pastura per la sua crescita. Qualunque nazione dovini vi sia rispetto delle leggi dello Stato e che non applichi la disciplina relativa sarà senz'altro dominata dal caos, dalla violenza e dalla paura. Bene, la Chiesa di Dio non fa eccezione a questa regola. Se infatti in una comunità cristiana non vengono rispettate le leggi sull'amore fra gli uomini, sulla pace, sulla misericordia reciproca, se esistono dottrine diverse, se regna il peccato anziché la santificazione, la comunità sarà dominata dal caos, dall'anarchia, dall'oltranzismo e dalla confusione. Essa verrà inevitabilmente privata dalla presenza di Dio. La conseguenza sarà il declino spirituale è la rovina di quella comunità. Molte comunità oggi avrebbero bisogno di un'opera di ricostruzione, ma non è possibile ricostruire se prima non si demolisce rimuovendone le macerie. Una ricostruzione produce sempre dei cambiamenti radicali che qualcuno potrebbe non gradire, ma chi è spirituale non faticherà a capire la necessità di apportare questi cambiamenti per ricavarne dei benefici. Non si tratterà di cambiare l'insegnamento biblico, intendiamoci, ma di applicarlo con più determinazione. Molti pastori e ministri devono ammettere che in molti casi si è usata fin troppa tolleranza per il peccato e per coloro che lo commettevano. Non mi riferisco a quei sedicenti ministri che amano mettere in mostra il numero dei loro membri, delle loro comunità, ma parlo di quei ministri che amano sinceramente la Chiesa. Io stesso ho ammesso l'errore qualche volta di aver pensato di essere più misericordioso di Dio e, per questo, ho tollerato diversi atteggiamenti che invece Dio condanna. In questo modo stavo contribuendo, mio malgrado, al declino spirituale della mia comunità per il timore di non perdere qualcuno. Il risultato avuto, però, è che ne stavo per perdere molti. E se per ragione degli eletti Dio non ci avesse giudicati e disciplinati, nessuno della comunità sarebbe scampato. Il Dio però ha guardato gli eletti e quegli eletti sono coloro che amano l'opera di Dio, quel residuo che Egli più volte cita nella sua parola. Egli si degnò di parlarmi e mi disse che da questi eletti avrebbe ricostruito il suo popolo, ma mi disse anche che avrebbe tolto di mezzo coloro che non avrebbero preso a cuore la ricostruzione in quanto avrebbero potuto danneggiare ulteriormente la comunità. Quanto mi disse lo ha successivamente confermato per mezzo di altri fratelli ai quali aveva anche rivelato che c'era ancora una parte della comunità che non voleva ancora ravvedersi. In effetti era vero e questo fatto portò ad un rallentamento della ricostruzione con il serio rischio di farci ricadere nuovamente nella rovina confermando, come abbiamo già visto, che l'errore di uno può coinvolgere tutti e richiamare nuovamente su tutta la comunità il giudizio di Dio.
Questo spiega la necessità di esercitare e attuare l'autorità del governo della Chiesa, anche se attraverso una severa disciplina e, laddove occorresse, attraverso delle severe ammonizioni. Bene, anche qui concludiamo oggi questa quarta parte. Iddio vi benedica. Ci risentiamo, se Dio piace, la settimana prossima con la quinta parte. Pace a tutti quanti voi.